Ciao a tutti amici lettori, benvenuti se siete nuovi, bentornati se mi conoscevate già. Io sono Giulia e questo è Laughing Willow, il mio canale dove parlo di libri, cinema, arte, ma tanto altro in realtà. Oggi parliamo di raccolte di racconti, ossia l'ancora di salvezza che mi salva e ci salva in generale da quello che è il blocco del lettore. Quando bussa alla mia porta, io tiro fuori loro e dico salva. Per quale motivo sono utili le raccolte di racconti? Vabbè, in generale sono belle, piacevoli perché hanno magari storie variegate, argomenti diversi, è sempre comunque interessante il ricircolo di informazioni, di storie che ci sta dietro. Ma il motivo principale per cui la raccolta di racconti è utile è per alternarla ad altri libri. Questo è l'espediente che io utilizzo in assoluto di più per evitare di bloccarmi, come vi dicevo all'inizio, durante la lettura di un mattonazzo, di un romanzo oppure di un qualsiasi altro libro che magari mi sta annoiando un po', è un po' lento e quindi per ravvivare le mie letture ci caccio una raccolta di racconti. Sicuramente queste non sono tutte, nel senso che ne avrei tantissime da farvi vedere, ma sono le 5 che preferisco e magari che possono accontentare un po' tutti i tipi di lettori e tutti i gusti. Sparite? Non so se siete già riusciti a leggere i titoli, ma adesso ve li faccio vedere più da vicino. Troviamo, partendo dal basso, il libro dei mostri di Wilcock, L'elefante scomparso e altri racconti dello zio Murak, Storie della buonanotte che non piaceranno proprio a tutti di Erika Leonangeli, Il corpo statuto di Banana Yoshimoto e infine L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Solitamente quando si parla di leggere un libro si pensa che un libro sia necessariamente un romanzo, un mattonazzo, quindi voluminoso. In realtà, quando invece siamo saturi di storie troppo corpose o quando abbiamo poco tempo per leggere e vogliamo qualcosa di un po' più immediato e spiccio, le raccolte di racconti sono un validissimo rimedio. La prima raccolta in assoluto che voglio citare è Il libro dei mostri. Se avete voglia di leggerezza, se volete immergervi in un mondo particolare, strano, pieno di mostriciattoli orripilanti, questo è il libro adatto a voi. Troverete personaggi come l'uomo fatto di specchi, l'uomo che aveva tre gambe al posto di due, Ninotuno, ossia l'uomo che rimase bloccato nella sua saliva per quasi un giorno, che si era trasformata in una strana membrana solida. Insomma, ci sono figure che non troverete sicuramente nel mondo di tutti i giorni. Per quanto mi riguarda, questo genere di letture stimola sempre molto la mia fantasia. È perfetta da leggere in qualsiasi situazione: uno prima di andare a letto, uno alla mattina mentre ci si lava i denti e uno in pausa pranzo, proprio come se fosse una medicina da assumere 3 volte al dì dopo i pasti, ma anche prima e durante. I racconti sono veramente molto brevi, con molto brevi intendo che possono durare anche mezza pagina. Sicuramente non mancherò di recuperare altre opere di questo autore, e la prima in assoluto che vorrei leggere è Lo stereoscopio dei solitari. Passiamo ora all'inarrivabile, il re, il maestro dell'onirico, ossia Murakami Haruki, detto anche zio Murak. Il libro che vi propongo oggi, sempre sullo stesso genere di quello di prima, quindi molto surreale, è L'elefante scomparso e altri racconti. Il realismo magico è uno degli elementi che caratterizza maggiormente questo autore e in generale anche questo libro, vi assicuro che è veramente strambo. Mi sono approcciata a lui a differenza di molti altri che partono magari con Kafka sulla spiaggia, con Norwegian Wood, che non so come cazzo si pronuncia. Norwegian Wood o Dance 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 o con 1Q84. A differenza di molti altri, non ho riscontrato nessun tipo di difficoltà ad adattarmi alla sua particolarità di lasciare sempre le opere un po' vaneggianti nel contenuto, nella fine, nella trama. C'è sempre molta libera interpretazione perché secondo me sono partita dai libri giusti, libri molto molto piccoli. In realtà sono libri, ma sarebbero racconti, come per esempio Sonno. Sonno è il mio racconto preferito in assoluto di Murakami, è stato estrapolato da questa raccolta di racconti, ma io non l'ho letto la prima volta in questa raccolta, l'ho letto nel libro a parte, in cui è stato estrapolato, perché difatti è stato realizzato un progetto bellissimo dove appunto Sonno è un libro a sé. La cosa che più mi piace di Murakami è il fatto che lui non definisca mai, non metta mai paletti, troppo rigidi all'interno delle sue storie, ma il lettore ha sempre spazio nei suoi racconti di immaginare e fantasticare un po' quel cazzo che vuole, insomma. Non bisogna per forza trovare un significato dietro ai suoi racconti, anche se secondo me c'è. Di base c'è sempre un punto in cui Murakami vuole arrivare a parare, secondo me.
anche se non tutti saranno d'accordo. Per darvi un'idea del genere di cose che scrive Murakami, vi leggo qualche titolo dei racconti. Il nano ballerino, il messaggio del canguro, vedendo una ragazza perfetta al 100% in una bella mattina di aprile, l'elefante scomparso, dal nome della raccolta, l'uccello giraviti e le donne del martedì, sonno, il più bello, il mostriciattolo verde e così via. Rimanendo sempre su questo genere un po' strano e un po' bizzarro, ho da proporvi, oh mio Dio, mi cade tutto, storie della buonanotte che non piaceranno proprio a tutti, di un'autrice emergente che ho anche conosciuto e intervistato, che si chiama Erika Leonangeli. Allora ragazzi, fate finta che io non vi abbia mai parlato di autrice emergente, perché vi assicuro che Erika in questo libro non lo dà a vedere nel modo più assoluto. Una cosa che non le ho mai detto e che approfitto per dire adesso: inizialmente a me la copertina non piaceva, non mi attirava, non mi incuriosiva, non tanto perché non sia particolare, perché di fatto è particolare, più per una questione di sensazione che mi trasmetteva. A primo impatto, a pelle, non mi faceva impazzire. Poi, andando a leggere quello che è il contenuto del racconto, del primo racconto, che si chiama Neon Seduto, che di fatto è quello che è raffigurato in copertina, ho cominciato a capire e ad entrare in sintonia con quello che è lo stile di Erika. Quindi adesso, dopo averlo letto, dopo averlo riletto, perché l'ho letto due volte questo libro, posso dire che in realtà la copertina mi piace tantissimo, è perfetta e azzeccatissima, cioè la copertina trasmette la sensazione bizzarra che ritroviamo all'interno del libro. Il genere in cui potremmo inserire questo libro è un genere misto tra l'horror e il fantasy, un genere ibrido che viene chiamato weird. Questi racconti parlano delle esperienze più o meno quotidiane, più o meno che più, che l'autrice stessa ha vissuto durante l'anno 2020. Un anno strano per tutti, ma a quanto sembra dal libro, per lei molto di più. Erika ha una mente bizzarra, molto particolare, e se voi andate a vederla sul suo profilo, che è Erika che scrive cose, con tutti i trattini bassi in mezzo, ve lo lascio qui, vi renderete conto che è una persona molto caratteristica, secondo me, ha una personalità ben definita. Amo i suoi capelli rossi, e il suo libro rispecchia esattamente la sua personalità. I miei racconti preferiti sono La coda e Salvataggio non riuscito. Passiamo ora a una delle più grandi autrici giapponesi degli ultimi tempi, ossia Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto è un'autrice a cui sono molto affezionata, l'ho scoperta di recente, ma mi sembra di conoscerla da sempre, perché mi rivedo molto in alcune cose che scrive, perché i suoi pensieri a volte mi sembrano i miei, e soprattutto sono molto colpita da come lei sottolinei l'esistenza delle piccole cose che noi diamo costantemente per scontato. E la cosa incredibile è che tutte le tematiche che lei affronta all'interno dei suoi libri sono quasi sempre tematiche negative, possiamo dire così. Spesso parla di perdita, di abbandono, di morte, di solitudine, di tematiche insomma che non si affrontano davanti a un caffè, ma con lei in realtà sì, nel senso che il suo stile riesce a trasmetterti comunque pace e tranquillità, nonostante quello che ti stia dicendo in realtà è pesante come un macigno. La sofferenza è alla base di tutte le sue opere. Non fatevi intimorire da questo aspetto, perché davvero vi perdereste un'autrice e dei libri stupendi. Infine ragazzi, per forza di cose ho inserito L'uomo che scambia sua moglie per un cappello, perché era doveroso sostanzialmente. Dunque, partendo dal presupposto che io sono di parte, Oliver Sacks per me è il top del top. Non solo come autore, cioè mi piace molto il suo stile, il suo modo di trasmettere le informazioni, ma anche proprio come campo. Io sono molto incuriosita da tutto ciò che è mente umana, malattie. Per chi non lo conoscesse, Oliver Sacks era un neurologo, è morto qualche anno fa, che ha deciso di raccogliere tutte le sue esperienze cliniche, o almeno quelle più curiose e importanti, all'interno di un numero abbastanza importante di libri e di raccolte di racconti. Qual è l'elemento fondamentale che dovete conoscere di Oliver Sacks? Oliver Sacks scrive per tutti, cioè i libri di Oliver Sacks sono adatti a tutti, per addetti a lavori e non. Perché vi dico questo? Perché probabilmente una persona che non lo conosce si potrebbe spaventare, sapendo che parla di malattie mentali, comunque di medicina. Dunque vi dico, non spaventatevi. È affrontabile nel modo più assoluto, ovviamente se siete interessati poi all'argomento. Quella di Sacks è definita una scienza romantica perché? Perché non tiene in considerazione solo l'elemento medico di una persona, quindi la sua malattia, ma anche e soprattutto la storia della persona in questione, ricordando in primis che è un essere umano e non la malattia di cui è affetto. In questo caso specifico la raccolta di racconti è divisa in quattro parti: abbiamo perdite, eccessi, trasporti e il mondo dei semplici. Nel mentre che sto parlando la luce se ne va, ma non c'è problema perché ho finito. Chiudo in bellezza leggendovi un pezzettino del retro di
di questo libro di Pietro Citati, che appunto si riferisce a Oliver Sacks, dicendo: «Sono un appassionato lettore di storie cliniche, ma non ho mai letto dei racconti psicologici così intensi come quelli narrati da Oliver Sacks nell'Uomo che scambia sua moglie per un cappello. È un libro che vorrei consigliare a tutti, medici e malati, lettori di romanzi e di poesia, cultori di psicologia e di metafisica, vagabondi e sedentari, realisti e fantastici. La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell'universo». Perfetto. Non fa una piega. Amici e amiche, lettori e non, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Per oggi dalla Finguillova è tutto. Ci vediamo alla prossima.